Davilla, parere favorevole, a valutare l'opportunità, ovviamente, quindi impegni il governo a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, quindi favorevole con riformulazione. Il 12, Bernini Massimiliano, favorevole con riformulazione, impegno il governo a valutare l'opportunità di intervenire. E poi l'ultimo, il 13, Ricciatti, parere contrario. Chiedo scusa, onorevole relatrice. No, volevo semplicemente capire, mi era sembrato di seguire durante lo svolgimento dei lavori, lo dico al sottosegretario, che è stato ritirato un emendamento in ragione della presentazione di un ordine del giorno sul quale vi era una disponibilità da parte del governo. Non abbiamo posto in votazione l'emendamento perché per regolamento se noi votiamo contro e bocciamo un emendamento non si può poi più presentare un ordine del giorno sulla medesima questione. È chiaro che in questo senso noi non abbiamo votato un emendamento e, perché il presupposto che era sembrato di capire alla Presidenza, ma lo chiedo solo per capire, è che il Governo si sarebbe orientato a dare un parere favorevole su un ordine del giorno, se no avremmo votato l'emendamento. Mi dica, signor Sottosegretario. L'ordine del giorno, così come presentato, ripercorre gli stessi termini dell'emendamento. Bene, ma lei ha la possibilità, volendo anche di riformularlo, se lo ritiene l'ordine del giorno. Non ci sono le condizioni. Non ci sono le condizioni. Va bene, parere contrario del governo. Allora, siamo al numero 1, Gregorio Fontana, c'è un parere favorevole, presumo che vada bene. Bene. Numero 2, Matarrelli, c'è una proposta di riformulazione. Va bene, bene. Numero 3, Lo Sacco, c'è un parere contrario. Prego, onorevole Fontana. È ritirato, bene. E anche il numero 4 Burtone su cui... No, l'onorevole Burtone chiede di intervenire, prego. Onorevole Burtone, le ho dato la parola. Grazie Presidente. Vorrei l'attenzione del Governo, visto che ha dato un parere contrario, se possibile. Scusate colleghi, l'onorevole Burtone chiede attenzione, mi rendo conto perché... Onorevole Benamati, l'onorevole Burtone chiede attenzione al Governo, quindi. Prego. No. Io comprendo che l'ordine del giorno si discosta